Ciao, ciao amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. Sì, sono ancora qua, sono stata un pochino ferma, ma ragazzi fa troppo caldo, per accendere il forno è veramente un problema. Però ecco, ogni tanto comunque io vanifico e ogni tanto vi regalo qualche video prima dell'estate, delle vacanze. Quindi adesso andiamo a vedere questo pane con i semi di zucca. Seguitemi! Allora, qui ho preparato le farine, vedete, sto usando la semola rimacinata pugliese, l'acqua e poi una tipo 1, questi sono i semi di zucca, una tipo 1 della Spadoni. Questo è il mio Licoli, ho preso un pezzettino di pasta madre solida e l'ho trasformata in Licoli per usarla. Allora, vado a fare un'autolisi. Per 30-40 minuti all'incirca e poi procedo ad impastare in planetaria, aggiungo il lievito e metto l'acqua, la metto piano piano, l'ultima parte la metto proprio a gocce, così mi regolo di quanta ce ne vuole. Ce ne può volere più o meno a seconda delle se cambiate tipo di farina. Bene, porto ad incordatura. Giro ancora fino a che la ciotola non rimane pulita. Non ci vuole molto comunque. Io sto girando con la foglia. 10 minuti presso a poco. L'acqua l'ho messa quasi tutta. Poi preparo una ciotola con un filo d'olio dove metterò l'impasto. L'ho fatto riposare un pochetto e un pochino. E ho fatto un giro di pieghe, questo è il secondo giro, dopodiché l'impasto va in frigo. Ecco qua, faccio così, e copro, sigillo la ciotola e lo lascio in frigo fino al mattino dopo, quindi saranno, io l'ho tenuto all'incirca 10 ore, presso a poco, poi lo tiro fuori. E lo lascio ancora a temperatura ambiente un paio di ore. Bene. Allora, adesso farò una preforma. Quindi metto un po' di semola sul piano di lavoro e ci verso l'impasto. Vedete, ho preparato i semi di zucca che metterò poi dopo. Allora, ecco qua. Non farò le classiche pieghe a 3 per 2 3 volte, ma farò tipo una preforma perché non voglio lavorarlo tanto. Vedete, l'impasto già è pronto, questa bella bolla, però dobbiamo romperla. Allargo un pochino e poi piego così senza toccare molto. Vedete? Chiudo e piego ancora. E questa è la preforma. Poi la lascio, copro con una ciotola, una mezz'ora, mezz'ora, 40 minuti e procedo adesso ad inserire i semi di zucca. Quindi vado ad allargare l'impasto e lo allargo per benino, non è una laminazione perché la laminazione deve essere allargato proprio, deve essere sottile. Io allargo così normalmente soltanto per poter inserire i semi. Ok, quindi una volta allargato bene, metto i semi di zucca, così guardate, io vado ad occhio perché
Però regolatevi se ve ne piacciono tanti, mettetene anche di più o di meno. Piego così, metto ancora un po' sopra e chiudo. Sapete che i semi di zucca sono ricchissimi di proprietà benefiche, contengono tanto magnesio e potassio e vitamine e tante altre cose, quindi fanno benissimo al nostro organismo. Allora, ne metto anche un po' sotto così ci rimangono attaccati, un po' ammucchiati, vabbè, non fa niente. Ok, e metto il filone con la chiusura in alto, ecco qua. Adesso anche questo va naturalmente coperto, sigillato con una busta di nylon e rimesso in frigo, perché la temperatura è troppo alta e quindi ci vogliono questi due passaggi di frigo. Ok, mettiamo in frigo e aspettiamo 5-6 ore. Seguiamo po poi la lievitazione. Bene, io direi che è pronto, quindi l'ho tirato fuori dal frigo, ricopro un pochino e aspetto che il forno va a temperatura 250 gradi, quindi quando siamo pronti, 250 gradi con due spruzzi di vapore. Io ho il forno che va in automatico, però se volete spruzzate due volte all'inizio e prima di infornare. Bene, ho girato, vedete, sì, mi sono venuti un pochino ammucchiati, ma non importa. Se volete, cercate di metterli un pochino più in armonia, diciamo così. Allora, adesso vedo di fare un taglio, anche se con i semi sarà un pochino più difficile, però ce lo faccio lo stesso di lato. Ecco qua. Non va bene dentro perché ci sono, sbatte addosso ai semi la lama. Ok, forno a temperatura in forno. Allora, la cottura è a 250 gradi per 20 minuti all'incirca, perché poi dipende molto dai vostri forni. Poi abbasso a 230. Poi ancora 220 e 200, lasciandogli gli ultimi 10 minuti a spiffero. Beh, sembra che sia venuto bene, poi vediamo l'interno come si presenta. L'ho tenuto almeno 2 ore, diciamo così, per farlo raffreddare prima di tagliarlo. Poi ho tagliato, eccolo qua. Io faccio anche le fettine piccoline perché è un filone un bello cicciotto e voglio surgelare anche qualche fetta così evito che si diventa raffermo. Guardate che bella. Eccola, si vedono i semini. Bene. Bello, molto bello, mi piace, sì. È riuscito bene, vedete, con la semola dentro viene un pochino morbido, però va bene così. E che dire, questo pane è molto naturalmente salutare con questi semini. Io non sempre metto i semini perché ci sono i nipoti che non li gradiscono. Ho cercato di convincerli, ma no. Quindi quando lo faccio per me e mio marito. Bene amici, vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, condividete, lasciate un like e commentate. E noi ci vediamo più in là, naturalmente, perché adesso c'è il mese di agosto e tra l'altro questo caldo ancora continua, quindi magari ci vediamo dopo le vacanze. Ciao a tutti! Thank you.